Buon pomeriggio a tutti. Il signore che vedete scrivere alla lavagna è il nostro secondo ospite di questo corso. Avevo anticipato che avremmo avuto un giurista. Il giurista è il professor Marco Ricolfi, è un giurista dell'Università di Torino, insegna diritto commerciale ed è uno specialista di fama internazionale sulla proprietà intellettuale, quindi diritto autore, marchi, brevetti e affini. Il professor Marco Ricolfi è una persona particolare per me, perché ormai ci conosciamo da quasi 10 anni. Per un caso fortuito i nostri cammini si sono incrociati, io ingegnere e lui giurista. Abbiamo cominciato insieme a fare un progetto di cui vi parlerò più avanti, che si chiama Creative Commons, nell'estate del 2003. E da allora abbiamo continuato a fare molte cose, fino a fondare il Centro Nexa su Internet e Società, di cui lui è il mio co-direttore. Quindi la specializzazione di Marco Ricolfi spiega il fatto del perché è qui in questa sede, perché Marco Ricolfi ormai da molti anni si interessa all'intersezione tra nuove tecnologie, diverse nuove tecnologie, non soltanto quelle digitali, però ad interesse in particolare la sua competenza, la sua storia con le tecnologie digitali, internet, i computer, le cose di cui abbiamo parlato nelle prime lezioni. E quindi sentiremo innanzitutto alcune sue considerazioni generali su cosa significa parlare di diritto e rete, di diritto e internet, e poi appunto altre osservazioni sull'argomento di questo corso. E innanzitutto grazie a Marco Ricolfi di essere venuto, grazie molte, e a te la parola. Grazie Juan Carlos, sono molto onorato di essere qua a insegnare al Politecnico. Mio padre era ingegnere, uno dei miei due figli è ingegnere, sta studiando ingegnere, primo anno poverino di ingegneria, quindi speriamo che diventi ingegnere. In effetti sono 10 anni, Juan Carlos, l'anno prossimo dobbiamo festeggiare il primo decennale della nostra collaborazione. Io sono rimasto, vedete, sto scrivendo con il gessetto, ho detto Juan Carlos se c'era una lavagna, c'è, probabilmente sì, ma non so. E un po' perché sono vecchio, un po' perché a giurisprudenza siamo indietro su queste cose, ma in fondo poi può darsi che funzioni anche così. Di che cosa devo parlare oggi? Juan Carlos mi ha chiesto di parlare di norme sociali, norme giuridiche, mercato e tecnologia, che rapporto hanno con internet, in che rapporto si trovano con internet. Questa è una concettualizzazione che è diffusa da un certo numero di anni, che ci invita a pensare che il comportamento umano, le scelte che compiamo, sono influenzate da una serie di fattori che concorrono tra di loro e che hanno importanza diversa a seconda dei contesti. In generale noi prendiamo delle decisioni perché siamo guidati o costretti innanzitutto da norme sociali, non so perché l'ho messa seconda, avrei dovuto dire... Solo fai spegnere, allontanarlo. Basta anche solo allontanarlo. Sì. Dicevo, i nostri comportamenti, le nostre scelte, le nostre decisioni sono influenzate, oltre che dal libero arbitrio che ciascuno di noi dovrebbe avere, da norme sociali che ci dicono è opportuno che io mi comporti in questo modo, l'etica, la morale, la comunità mi danno questa indicazione. E queste sono, che ruolo hanno in rete? Pensiamo a quella che viene chiamata la netiquette, perché non abbiamo soltanto delle scelte che ci derivano dal fatto di essere parte di una comunità sociale, ma anche se nel momento in cui si entra in rete ci sono delle regole che vanno seguite, e alcune delle regole di cui parlava Simone un momento fa, come fare il link, sono anche delle regole di netiquette, il modo di farsi capire, il modo di essere cortese nei confronti dei soggetti a cui si parla. Poi abbiamo un secondo passaggio che è quello relativo alle norme giuridiche. Norme giuridiche possono essere delle norme penali, tipo il fatto che io faccia
diffami qualcuno in rete, non cambia la circostanza che questo comportamento sia proibito dal codice penale. E qui, nel momento in cui la norma sociale incontra la rete, ha una serie di problemi sui quali voglio soffermarmi con voi. Il primo dei quali è: ma quale legge si applica in rete, visto che la rete è dappertutto e in nessun posto in particolare? Il terzo livello di condizionamenti del nostro comportamento derivano dai mercati, dai prezzi, dai costi. Un certo comportamento in rete può essere influenzato da determinanti economiche. Che cosa vuole dire? Il fatto che un mercato sia globale dipende dalle caratteristiche della rete, ma dipende anche dal fatto che gli operatori che operano su questo mercato sono presenti non su scala nazionale ma su scala globale. E infine, altra grossa determinante del nostro comportamento è la tecnologia, che, se vogliamo, già nel mondo fisico reale ci condiziona, nel senso che la stessa architettura in cui ci troviamo a muoverci ci spinge a fare certe cose piuttosto che altre. Il fatto che si possa raggiungere un posto, il fatto che sia percorribile un certo percorso. Ma in rete le costruzioni fisiche sono molto diverse, perché la rete è per definizione plastica. La tecnologia non è un qualche cosa di dato, duro, solido, opaco, è qualche cosa che a sua volta è suscettibile di essere cambiata proprio per la malleabilità della realtà virtuale. Questo è uno schema di riferimento sul quale Juan Carlos ha chiesto che facessi qualche considerazione, ma il tema grosso, essendo un giurista, è quello del diritto. E a proposito del ruolo del diritto nella rete, voglio ricordarvi quali erano i termini del dibattito quando la rete ha incominciato ad essere importante. Vi sto parlando dell'inizio della metà degli anni 90. All'inizio della metà degli anni 90 la posizione di molti, io chiamerei gli apocalittici e gli integrati, è stata quella di dire che il legislatore non deve entrare sulla rete, non deve metterci il becco, che in fondo gli antichi regolatori, così venivano chiamati, cito un saggio importante di David Post e di Johnson su Stanford Law Review del 96, hanno detto che gli antichi regolatori hanno già fatto talmente tanti disastri nel mondo reale che è meglio che stiano alla larga dal mondo virtuale della rete. Il mondo virtuale della rete è un mondo altro, separato, lì saranno gli utenti della rete che si daranno delle regole, che non devono essere regole giuridiche, devono essere delle norme sociali, devono essere le regole che la stessa comunità degli utenti si dà. Questo è un pensiero importante, ancora oggi importante, perché molti profili della governance, di come è organizzata la rete, sono ancora determinati dall'autogoverno dei tecnici. Io credo che avrete, se forse avete già avuto, delle lezioni sul ruolo che ha l'ISOC. Sì, mi ha parlato Internet Society. Dell'Internet Society. Ci sono moltissimi profili tecnologici che sono decisi dai tecnici per ragioni tecniche sulle basi dell'idea che c'è una comunità che si dà da sola delle regole e che procede perché c'è un consenso della comunità. E qua l'idea era che le regole le stabilisce la comunità stessa, mentre i legislatori, i parlamenti,
che hanno fatto già tanti disastri nel mondo reale stiano fuori dalla rete. Stiamo parlando del 95-96. Nessuna nuova norma per la rete. Questa è una posizione apocalittica, nel senso che è una posizione molto radicale, è una posizione che è come se dividesse la realtà in due grandi fette, il sopramondo della rete e il sottomondo della realtà reale. È un po' una concezione come quella che si aveva nel Medioevo, sopra ci sono le stelle che sono governate dalle regole matematiche della rotazione degli astri e sotto invece c'è il basso mondo della qualità che segue delle regole diverse. Questa impostazione, non ci vanno regole nuove, giuridiche per la rete, non era sostenuta soltanto dai radicali come Perry Barlow piuttosto che Johnson & Post, era sostenuta anche da giuristi molto conservatori come me, che dicevano: ma non c'è bisogno di norme nuove per la rete, in realtà noi abbiamo soltanto una serie di norme giuridiche. Questa è la differenza della mia impostazione di molti altri studiosi. Io sono un epigono torinese, ma questo è un pensiero abbastanza diffuso. Esistono delle norme che sono le norme del diritto penale di cui parlavo prima, e si tratta di applicare il diritto penale con grano salis, cioè con un pochino di ragionevolezza, per vedere ad esempio se si ha una diffamazione quale sarà poi il diritto applicabile. Prima domanda del giurista: qual è il diritto applicabile e qual è il giudice competente? Ma non dobbiamo creare un diritto di internet, applichiamo le regole ordinarie. Mi fermo su questo punto perché ha un qualche rilievo. Questa è la posizione degli integrati, quelli che dicono non c'è bisogno di cambiare niente. Su internet avremo, è normale, delle norme sociali, ma avremo anche delle regole giuridiche. Le regole giuridiche che ci sono tendenzialmente vanno benissimo. Vanno benissimo però con una difficoltà, e su questo mi fermo anche per dirvi, interrompetemi, chiedetemi, perché questi sono punti sui quali è dalla discussione che vengono fuori degli approfondimenti e degli spunti. Se noi parliamo di applicazione di regole giuridiche su internet, è molto bello dire che si continua come prima, però ci sarà innanzitutto un problema da risolvere, che è quello di stabilire qual è la legge applicabile su internet. Visto che abbiamo delle norme italiane, abbiamo delle norme francesi, abbiamo delle norme statunitensi, abbiamo quelle dello Botswana, e la rete è accessibile ovunque. Quindi il problema, dicevamo, casomai, sarà quello di avere dei criteri ragionevoli per stabilire quale legge applicabile. E l'altra domanda a cui bisogna rispondere, che di nuovo deve trovare delle risposte, non con norme nuove, ma con una ragionevole applicazione di quelle vecchie, è: ma se poi nasce una controversia, qual è il giudice che avrà competenza per risolvere questa controversia? E qui vorrei un attimo ragionare con voi. Immaginiamo che noi abbiamo un post gravemente offensivo che dice, magari non soltanto contiene gli insulti, ma che dice che la tale persona della quale si sta parlando ha commesso un reato. Questo post è uploadato da Torino e riguarda una persona che è residente, poniamo, a Roma. Qual è la legge che secondo voi si applica? È la legge italiana o il fatto che questo post sia visibile in Austria o in Francia fa sì che si applichino simultaneamente più leggi? Sarà quella italiana. Per quale motivo? Perché il post è stato creato da una persona che apparteneva comunque all'Italia. Allora, lei in legalese sta dicendo che il criterio determinante
sarebbe quello del luogo in cui è residente la persona che uploada il post. Però spostiamoci un momentino e diciamo che invece la persona che ha uploadato è uno svizzero e che ha uploadato a partire dalla Svizzera calunniando un cittadino italiano residente a Roma. Lei applicherebbe la legge svizzera a quel punto? Non lo so. Ma è abbastanza difficile. Il problema è che potrebbe essere un conflitto tra magari due organizzazioni diverse. Certo, è proprio per quello che noi abbiamo un problema di scelta della legge. E ancora, quale giudice è competente? Quale giudice è competente? Il giudice italiano o svizzero nel caso suo, nel caso che abbiamo fatto prima? Però nel caso non fosse in questione internet, come si direbbe? Se non fosse internet il problema di questo. È questa la domanda. La domanda è proprio questa, cioè secondo questo approccio di cui vi parlavo prima, bisogna partire dalla questione come sarebbe trattata la situazione se non ci fosse di mezzo internet. Il giudice competente, a prescindere da internet, è il giudice del luogo in cui si trova la persona offesa dalla calunnia, perché lì è la sua comunità sociale. E quindi da questo punto di vista la regola che abbiamo nel mondo reale è quella per il diritto penale della individuazione del luogo in cui è residente la vittima. E questo ci risolve un sacco di problemi e lo stesso modo di ragionare che lei ha proposto, che è quello di partire da come si sarebbe fatto nel mondo reale, vale anche per gli altri settori che più mi sono vicini. Io non intendo di diritto penale, ho parlato, come dire, a sproposito di diritto penale perché non l'ho mai insegnato, non l'ho mai neanche praticato come avvocato, ma vi ho detto delle cose abbastanza pacifiche. Però pensiamo alla violazione del diritto di marchio. Immaginiamoci una situazione nella quale si abbia un sito che vende delle merci, che è in contraffazione con un marchio registrato in Italia. Diciamo questo, facciamo il caso del marchio Martini per Vermouth. Abbiamo che viene registrato un nome a dominio Martini.com e vengono venduti da un soggetto diverso dal titolare del marchio dei liquori e dei vermouth attraverso un sito. Quale legge applichiamo? Qui il passaggio è quello di domandare se è possibile una offerta sul mercato italiano, si applica la legge italiana. Se invece quel sito, che è pure accessibile in Italia, è un sito argentino scritto in lingua spagnola e non è prevista la possibilità di ordinare dei liquori per farseli spedire in Italia, allora non avremo una violazione perché non sarà applicabile alla situazione della legge italiana, perché non c'è un'offerta sul mercato italiano. Tuttavia, nonostante questo approccio doppio di dire le norme non devono intervenire su internet, nonostante questo duplice approccio giù le mani da internet, negli anni immediatamente successivi abbiamo avuto una vera e propria esplosione legislativa, cioè tutti i legislatori, tutti i parlamenti hanno incominciato ad occuparsi del fenomeno nuovo di internet con una serie di norme che intendevano specificamente dettare delle regole per il digitale e per internet. In quali settori? Io qua vi faccio un po' alcuni riferimenti, traendoli dai settori che vi sono più noti. In primo luogo il diritto d'autore. Diritto d'autore, la grande preoccupazione che ha dettato le iniziative del diritto d'autore è stata quella
di aumentare la protezione dei titolari dei diritti in rete, realizzando che attraverso la rete era possibile la riproduzione di opere e la diffusione di opere. Il diritto d'autore era nato per proteggere i creatori delle opere e i soggetti che avevano, vediamo il diritto d'autore che finalità ha, quindi dobbiamo fare qualche passo indietro. Il diritto d'autore nasce per dare degli incentivi alla creatività e quindi il diritto d'autore nasce per dare un diritto esclusivo agli autori di nuove opere dell'ingegno, vengono chiamate. Opere dell'ingegno sono libri, sono dischi, sono film, tutte le nuove manifestazioni creative. Questa tutela è un diritto esclusivo di riprodurre l'opera, il diritto esclusivo di distribuire l'opera, il diritto esclusivo di diffondere l'opera. Le leggi sul diritto d'autore prima del 1995 erano scritte e pensate con riferimento alle copie fisiche, alle hard copies, alle copie stabili e in particolare si poneva il problema di individuare delle attività, di definire se si aveva una violazione nel caso in cui venissero create delle copie invece che fisiche, virtuali, invece che stabili, transitorie, invece che permanenti, impermanenti. Prima gli Stati Uniti hanno modificato la loro legge sul copyright, ricomprendendo anche le copie digitali nelle copie che dovevano essere autorizzate, e poi l'Europa ha fatto altrettanto con una direttiva sul diritto d'autore della società dell'informazione negli Stati Uniti. La modifica è del 1996, la nostra modifica è del 2001, arriviamo 5 anni dopo. Qui di nuovo mi fermo perché mi sembra che ci possano essere diversi spunti di riflessione da parte vostra. Diritto d'autore e rete. Prego. Come ho detto prima, sulla Martini non mi posso far valere del diritto d'autore? Dunque, questo è interessante. Nel campo della proprietà intellettuale noi abbiamo 3 modelli di tutela. Il diritto d'autore tutela le creazioni estetiche, tutela le creazioni intellettuali. Il diritto dei marchi tutela i segni distintivi. Quindi il diritto di marchi dà a un soggetto che ha adottato un certo simbolo, segno come marchio, il diritto ad essere l'unico a usarlo per quel tipo di beni. Mentre invece il diritto d'autore dà a chi crea un dipinto, un libro, un film, della musica, l'unico a riprodurre, a autorizzare la riproduzione di quel bene. Il terzo settore della proprietà intellettuale quale sarà, se abbiamo già coperto segni distintivi, marchi e diritto d'autore? Settore importante per voi che siete del Poli. I brevetti. Brevetti per invenzione. Brevetti per invenzione che sono tutelati quando si abbia una nuova soluzione di un problema tecnico che sia caratterizzata da attività inventiva e applicabile su scala di massa.
riproducibile industrialmente, dice la legge. Qui abbiamo il campo siamo nel campo degli apporti o delle creazioni non più estetiche e intellettuali come il diritto d'autore, ma quelle utili, tecnologiche. Prego. In modo oggi c'è il diritto d'autore su quelle opere che erano già state create prima di questa attuazione del diritto d'autore, che è solamente recente. Ad esempio una canzone, una composizione magari di moda, Beethoven, cioè in che modo viene colpita il diritto d'autore? Allora, qui noi dobbiamo sapere innanzitutto che i diritti d'autore hanno un termine. I diritti di proprietà intellettuale sono o di durata limitata o illimitati nella loro durata. Il diritto di marchio può essere illimitato perché ci sono dei marchi che esistono da sempre, ad esempio l'acqua di Colonia 4711 c'è da 150 anni, la Coca-Cola c'è da più di 100 anni e potrà sempre essere rinnovata finché usata. Il diritto di brevetto è quello che ha la durata più breve, la vita breve del diritto di brevetto. Perché? Perché si dice, attenzione, se diamo un'esclusiva a una soluzione tecnologica e questa esclusiva dovesse durare troppo a lungo, avremmo che gli innovatori a valle sarebbero bloccati nella loro creatività. Dovrebbero sempre pagare pedaggio al titolare della tecnologia a monte. E quindi si dice, è un monopolio che può durare al massimo 20 anni. 20 anni da che cosa? Dalla domanda all'ufficio brevetti. Quale ufficio brevetti? Qui torniamo alla natura globale. All'ufficio brevetti del paese prescelto dall'inventore, il quale potrà andare ad esempio all'ufficio italiano brevetti e marchi, chiedendo però l'estensione della protezione in tutti i paesi che gli interessano e pagando le tasse per tutti i paesi in cui è interessato. Torniamo alla durata. Qual è il diritto che dura di più? Qual è il diritto che dura di più? Il diritto d'autore, perché dura 70 anni dalla morte dell'autore. Quindi se abbiamo un compositore che compone quando ha 20 anni e muore 50 anni dopo, la durata del diritto d'autore è lunghissima. 50 più 70, 120, oltretutto un termine variabile. Altra grande differenza tra il diritto d'autore e il diritto di brevetto è che il diritto d'autore viene dato automaticamente per il fatto stesso che l'opera è stata creata ed estrinsecata, cioè resa accessibile anche ad altri soggetti. Mentre io vi sto parlando in questo momento, quello che vi sto dicendo è tutelato dal diritto d'autore. Per cui se ad esempio Giuseppe stesse registrandolo e volesse metterlo a disposizione, lo potrebbe fare soltanto perché ha la mia autorizzazione, implicita, che in questo momento diventa esplicita, però sarebbe già un'opera protetta nel mondo anglosassone. Si richiede per la protezione del diritto d'autore una fissazione dell'opera, cioè deve essere su un supporto che la renda stabile. Quindi torniamo alla domanda sua, dice, ma Martini non potrebbe essere tutelato attraverso un diritto d'autore? No, il diritto d'autore, chiamiamolo pure copyright, tutela soltanto la creazione. Quindi se ci fosse un logo speciale di Martini, pensate al biscione dell'Alfa Romeo, quello è anche tutelato ai sensi del diritto d'autore, ma in quanto quel logo specifico. Ma il marchio come semplice, il marchio denominativo come semplice parola è tutelato per l'appunto come segno distintivo e non con il copyright. Quindi incominciamo ad avere questi tre grandi concetti. Allora, prima cosa da dire, quando esiste la rete, la prima cosa da dire è, ma le opere tutelate dal copyright, si pensava ai libri, si pensava ai quadri, si pensava ai dischi, cambiamo le regole per rendere chiaro che anche se queste opere circolano in rete e quindi sono copie effimere, transitorie, non materiali, il diritto d'autore
E lo stesso tutelato, non è il fatto che la copia sia immateriale che fa venire meno la tutela. Prego. Per il diritto d'autore o anche per i marchi? Per i marchi il problema, secondo passaggio, come intervengono questi? Barlow, Johnson & Post hanno detto giù le mani dalla rete. Hanno appena finito di dirlo, il legislatore americano interviene e dice cambiamo il copyright per essere sicuri che anche le opere in formato digitale sono loro stesse tutelate. Diritto dei marchi, scusi, prima rispondo al suo collega, poi arrivo a lei. Il diritto dei marchi, il problema grosso che si pone nel campo dei marchi è quello che viene chiamato il cosiddetto cyber squatting. Cyber squatting vuole dire che quando nasce la rete diventa necessario che ciascun utente venga identificato attraverso un nome dominio, e questo nome dominio fondamentalmente viene scelto da ciascun soggetto per sua libera iniziativa. L'importante è che non sia già stato registrato quello stesso nome dominio. Questo rende molto facile il ricorso a nomi a dominio che imitano i marchi altrui. Immaginiamo che, essendoci Coca-Cola, marchio celeberrimo, qualcuno si mette a registrare Coca-Cola It, Coca-Cola.com, Coca-Cola.org e Coca-Cola US e così via. Il diritto dei marchi interviene immediatamente. Ma a questo punto non in dimensione nazionale. Vi ho parlato del diritto d'autore, ho detto prima gli Stati Uniti, poi l'Europa. A livello di nomi a dominio c'è un problema di minaccia ai marchi. C'è il rischio che il nome dominio venga registrato da soggetti che non sono i titolari dei marchi e che quindi i titolari dei marchi debbano perdere il controllo sulla componente denominativa del loro segno a vantaggio di soggetti che non c'entrano nulla. Grosso pericolo per i titolari dei marchi, grosso pericolo, perché vuole dire che perdono la possibilità di determinare, di controllare, di irregimentare come viene usato il loro segno distintivo. Non è un problema italiano, non è un problema americano, è un problema mondiale. E allora la strategia di azione è stata quella di dire: ma esiste un sistema di assegnazione dei nomi a dominio. Questo è un sistema globale. Creiamo delle regole globali per le dispute, per le controversie dei nomi a dominio. Non lasciamole al singolo giudice italiano-americano, accentriamole in una organizzazione internazionale. E quale organizzazione internazionale si sceglie? Il WIPO. Il WIPO è... io sono molto legato al WIPO, dirigo un master di proprietà industriale della... perché WIPO? World Intellectual Property Organization. W, Intellectual I, Property Organization, WIPO. In italiano... OMPI. Questo organismo viene incaricato con un contratto con, come si chiama la società? ICANN. ICANN. Non l'ho visto, penso giusto per chiedere la relazione tra WIPO e ICANN. Ok. Voi sapete che la gestione, forse dillo meglio tu qual è il ruolo del CAN nella rete. Proprio la gestione di nome e dominio. La gestione di nome e dominio è stata affidata originariamente da un contratto tra il Department of Trade, anzi credo che in Stati Uniti si chiami Department of Commerce, in Inghilterra si chiama Department of Trade, negli Stati Uniti si chiama Department of Commerce. Statunitense e l'ICANN è stata data la gestione dei nomi e dominio. E a sua volta, con l'assenso degli Stati Uniti, il WIPO è stato autorizzato a gestire le controversie in materia di marchie. E specificamente il fenomeno è quello cyber squatting.
Cyber squatting, squatting voi sapete che cosa vuol dire, no? Come si può tradurre in italiano? L'occupazione illegale. L'occupazione illegale. Gli squatter sono quelli che entrano nelle case non affittate, negli spazi pubblici. Cyber squatting vuol dire coloro che adottano un nome a dominio che interferisce con un marchio altrui. Sento un po' di brusio, ma questo intanto mi ricorda che c'era una mano levata a cui ho detto che avrei risposto dopo, e poi probabilmente ci sono degli altri riferimenti. Ha detto che il diritto dei brevetti si può estendere agli altri stati, cioè io lo voglio estendere al Botswana. Come fa l'Italia a farlo rispettare in Botswana anche questo diritto? Ok, finisco l'argomento dei marchi e poi arrivo ai brevetti. D'altro canto, la logica di chi si occupa di proprietà intellettuale è sempre prima i marchi, poi i brevetti e poi il diritto d'autore. Quindi adesso parliamo di marchi, poi arriviamo ai brevetti. Posso fare un riferimento, sembra veramente un po' specificamente giuridico, nel senso che per la Corte Distrettuale Sud di New York, poche settimane fa, ha ordinato la scarcerazione di un programmatore russo che lavorava per una grande banca americana, che era stato accusato di aver sottratto una copia di un software molto sofisticato per fare delle transazioni ad alta velocità finanziaria, che aveva sviluppato lui. Lui, andandosene via dall'azienda, si è portato via una copia, e la cosa particolare è che era stato accusato e messo in carcere per un discreto periodo di tempo di furto. Ce l'avevano accusato di aver fatto il reato di furto. Il giudice ha detto non è furto, è violazione del diritto d'autore e altre cose, ma non è furto. Questo lo sottolineo perché avevamo parlato noi nella prima o nella seconda lezione proprio di questa distinzione di cosa capita quando prendo un oggetto fisico e cosa capita quando duplico invece un bit. Quando si è esteso, si è chiarito che con la legge del diritto d'autore si tutelano anche le copie digitali, e perché bisogna intervenire su questo fatto nuovo. Fino a ieri le opere erano fissate su un oggetto fisico e quindi le prendevi e commettevi il banale furto. Adesso invece, che non c'è più il supporto fisico nel caso delle copie digitali, bisognava fare qualcosa e hanno scelto questa strada. Su questo faccio una notazione breve. Io non sono penalista, bisognerebbe chiedere a Carlo Blengino, che è il penalista del gruppo. Io non sono sicuro di che cosa direbbe un giudice italiano. Sicuramente abbiamo la stessa idea sul fatto che si discuterebbe se si abbia una violazione del diritto d'autore, e probabilmente c'è una violazione del diritto d'autore. Se si abbia anche un furto o non si abbia anche un furto, il diritto, se si è arrivato a una sentenza del District Court, vuol dire che la questione era controversa. Come sia in Italia non saprei dirlo, perché prima dicevamo usiamo i criteri del mondo reale e adattiamoli al mondo reale, al mondo virtuale non è così facile, è soltanto una ipotesi di strada da percorrere. Allora vorrei finire il discorso sui marchi. Sul diritto d'autore si cambiano le norme statunitensi, europee e degli altri paesi. Sui marchi non si cambiano le singole norme italiane, francesi, statunitensi e così via. Si fa che cambiare l'accordo tra l'ICANN, e si crea un accordo tra l'ICANN e l'OMPI. L'OMPI dice non vi preoccupate se si ha una occupazione abusiva, uno squatting di un nome a dominio che corrisponde a un marchio, metto in piedi un sistema di arbitrato molto celere, tutto online, per vedere chi ha ragione e chi ha torto, e nel giro sostanzialmente di 6 settimane dal momento della denuncia, l'OMPI prende una decisione arbitrale che poi comunica all'ICANN e ai registrars nazionali, in modo che il nome a dominio che risultasse illegittimo viene semplicemente disattivato. Quindi questa soluzione ha la caratteristica di non essere nazionale ma internazionale. ICANN
con un'agenzia delle Nazioni Unite, perché ho dimenticato di dirvelo, il WIPO è un'agenzia delle Nazioni Unite. E una soluzione basata non sulla giustizia ordinaria, il giudice che ci mette... Quanto dura in Italia secondo voi un processo per andare in Cassazione? Poi arriva il secolo vecchio, eh? Quanto? Eh? 15 anni. Lei è ottimista, 15, andiamo. A Torino siamo la corte, tribunale più veloce, corte d'appello più veloce, un tribunale ci mette meno di 2 anni e mezzo, siamo dei fulmini rispetto all'Italia. Corte d'appello ci mette 1 anno e mezzo, siamo dei fulmini rispetto all'Italia. È un vero primato. Tuttavia poi si arriva in Cassazione, anche se si parte da Torino, la Cassazione sta a Roma. Ci mette molto di più. E io i ricorsi in Cassazione che ho depositato 4 anni fa non li ho ancora discussi. Ho discusso quelli che ho depositato 5 anni fa. E qui ci vanno soltanto per discutere 4 anni. E poi la decisione sono altri 6 mesi, quindi la Cassazione è una tappa di 5 anni che si aggiungono ai 4-5 anni di Torino, Tribunale, Corte d'Appello, e si arriva, se si aggiungono a delle durate più lunghe come sono a Milano, a Roma, non parliamo di Napoli, si arriva ai 15 anni medi. L'arbitrato, poche settimane, 6 settimane grosso modo. E il criterio qual è? Per risolvere la disputa, la controversia tra il titolare del marchio anteriore e il nome dominio. Il criterio è se il marchio era anteriore, che cosa viene prima? La registrazione del nome dominio o il marchio? E il secondo elemento è quello di vedere se la registrazione del nome dominio è stata abusiva o in malafede. E qui c'è una serie di elementi, ad esempio se chi ha registrato il nome dominio si offre di venderlo facendosi pagare, è già un sintomo di malafede. Se lo usa per mettere a disposizione e commercializzare dei beni simili a quelli del titolare del marchio, è un altro sintomo di malafede. Poi si è fatta una casistica giurisprudenziale enorme, perché essendoci state tantissime decisioni arbitrali, sto parlando di più di 10.000 nei primi 3 anni, si è creata poi un corpo di giurisprudenza. Voi vedete, anche nel campo dei marchi si è avuto un intervento, ma questo intervento è stato di carattere sovranazionale e arbitrale. I brevetti, il vostro collega là diceva, ma come faccio a difendere il mio marchio e il mio brevetto in Botswana? Quello che lei deve sapere è che lei fa una prima domanda di marchio in Italia. Se poi lei vuole avere una protezione in paesi che siano diversi dall'Italia, se parliamo di Europa è molto più facile, perché chiede un brevetto europeo che viene rilasciato a Monaco e questo copre tutti i paesi europei che lei ha voluto designare, che sono non solo i 27 stati membri dell'Unione, ma ce ne sono altri, perché la copertura del Ufficio Europeo dei Brevetti è leggermente più ampia, comprende ad esempio Monaco, che non sta dentro all'Unione Europea, e altri territori minori. Per il resto del mondo come fa? Presenta una domanda di nuovo al WIPO, all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, designando gli stati in cui lei vorrà poi avere la protezione. Questa designazione, questa domanda che viene fatta al WIPO, e scusatemi, passo al precedente, per chiedere l'estensione della propria tutela dal proprio paese agli altri paesi bisogna attivarsi entro 12 mesi alla domanda iniziale. E si pagheranno le tasse non soltanto in Italia, ma anche nei paesi in cui si è chiesta la estensione. Le tasse per un brevetto non sono indifferenti. Per l'Italia stiamo parlando complessivamente di 15.000 euro, un marchio sono 1.000 euro. Ma se io chiedo la protezione a livello di brevetto europeo,
stiamo parlando di 120-140 mila euro, perché c'è un problema di traduzioni anche. Se io voglio essere protetto in Francia, non basta la mia domanda in italiano, quando viene concesso il brevetto devo tradurlo in francese, e se voglio essere protetto in Germania devo avere la traduzione tedesca, ok? Voglio essere protetto in Botswana, presento domanda all'UIPO dicendo che chiederò l'estensione anche in quel paese. Questa domanda funziona come una specie di prenotazione, perché io deciderò di passare dalla domanda all'UIPO di Ginevra alla tutela in un altro paese solo dopo aver avuto un rapporto di ricerca. Perché un rapporto di ricerca? Perché i brevetti non sono tutelati sempre, bisogna vedere che siano nuovi e che siano originali, dotati di quella che si chiama attività inventiva. E quindi ci va una ricerca, ad esempio, su tutte le banche dati per vedere se effettivamente si hanno i requisiti per la protezione. Come faccio io a decidere se investire 150.000 euro per la protezione in tutti questi paesi? Devo essere sicuro, uno, di avere un mercato e quindi avere qualcuno che mi finanzia la spesa, e due, di stare spendendo dei soldi per qualche cosa che starà poi in piedi. Però una volta che io abbia questi due dati positivi, cioè abbia trovato i soldi e sappia che quel brevetto starà in piedi, indico tutti i paesi in cui voglio definitivamente avere la protezione. E la protezione sarà data non dall'Italia, ma dai paesi in cui ho richiesto l'estensione a protezione. Il governo e le corti di ciascun paese danno protezione. In materia di brevetti abbiamo assistito a una minore innovazione normativa come conseguenza della rete. Diritto d'autore, immediata modifica delle leggi, diritto dei marchi, il rapporto con i nomi a dominio. Nel campo dei brevetti apparentemente non abbiamo avuto delle modifiche legislative, però è successo un fenomeno abbastanza importante, che è quello della tendenza verso la brevettazione del software, che secondo me, anche se questo non è condiviso a tutti, è una conseguenza della rete. Il software, se io vi ho parlato di marchi e segni distintivi, diritto d'autore e brevetti, da che parte sta secondo voi? È un marchio, è un'opera tutelata dal copyright o è qualcosa di brevettato? Brevetto. Originariamente non lo era, c'erano degli ostacoli alla brevettazione che in primo luogo non si è pensato, quando è stato il software, non si è pensato come prima cosa al brevetto, perché dove è nata l'innovazione in materia di programmi per elaboratore? In che posto? Materialmente. Lontano, dall'altra parte. Silicon Valley, prima attività di programmazione, Juan Carlos, parliamo della metà degli anni 60. Programmazione, beh, sì, il computer programmato direttamente sulle valvole inizia anni 50, però erano programmati direttamente sulle valvole, cioè anche il supporto fisico era il computer stesso. Sì. E il linguaggio di programmazione, dove viene sviluppato per essere poi... Con i linguaggi, tipo l'assembler sarà fine anni 50. E questo dove? In America, con i primi computer, in Inghilterra, sì. America. I testi giuridici dicono Silicon Valley e dicono Silicon Valley, gli avvocati locali erano vicini a Hollywood e la prima cosa a cui hanno pensato è il copyright, il diritto d'autore, non ai brevetti. E poi si è detto, ma un momento, per la tutela brevettuale
programma e il software non va tanto bene, perché il software normalmente nasce come soluzione provvisoria, cioè è una prima impostazione del programma che poi verrà fatto oggetto di più release, di più rilasci, e quindi abbiamo la copia 1.0, ma poi abbiamo la 2.0, la 2.1 e così via. Tutto questo non funziona molto bene con il brevetto, perché il brevetto richiede il requisito della novità, per cui quello che verrebbe tutelato è il punto di partenza dell'1.0. E poi il brevetto c'ha quest'altro grossissimo problema, che non ha diritto d'autore, che tu devi andare all'ufficio e chiedere la protezione. Immaginiamoci se i programmatori che stanno nel sottoscala e che sono dei giovani sciamannati pensano tutte le volte di andare all'ufficio brevetti al patent office americano e tirare fuori, tanto per incominciare a gradire, $10,000 per ogni invenzione. Allora, la prima idea è stata quella di dire: ma applichiamo le norme sul diritto d'autore, quel piccolo ostacolo che il diritto d'autore ci fa pensare ai dischi, ci fa pensare ai film, ci fa pensare alla musica, cioè a delle creazioni, come dicevo prima, estetiche e tecnologiche. E allora si riesce a cambiare le norme anche internazionali, dicendo: il diritto d'autore protegge le opere dell'ingegno normali, ma protegge anche i programmi per laboratorio. Siamo nel 1976. Chi era molto contento di questo e si stropicciava le mani era, all'inizio degli anni 70, IBM, che non aveva, che produceva l'hardware e che non aveva piacere che il software fosse tutelato con un vero e proprio brevetto per invenzione, perché la tutela che viene data da un brevetto è più forte di quella che è data dal diritto d'autore. Il diritto d'autore consente una protezione soltanto della forma dell'opera, la ripresa letterale di un'opera. Il brevetto ha una tutela più grossa, che si estende ai contenuti e ai principi. E quindi questa idea di tutelare il software attraverso il diritto d'autore andava bene un po' a tutti: ai programmatori che non hanno voglia di andare all'ufficio dei brevetti, ma anche a IBM che non aveva piacere che ci fosse una tutela troppo forte come quella brevettuale. Tutto questo cambia il mio modo di vedere, soprattutto per la rete, in conseguenza della rete. Ma prima di dirvi perché secondo me la rete ha cambiato questo, ha portato a un ritorno di fiamma dei brevetti di software, volevo un attimo sentire le vostre osservazioni. Simone, vuoi dire qualcosa? No. Juan Carlos. Marco, domanda di metodo. Noi in genere questa mezza facciamo un intervallo, con i tuoi tempi facciamo 20 minuti di intervallo. Ma io direi che finisco questa cosa che sto dicendo sul brevetto di software e poi ci fermiamo un momentino. Perfetto. Dicevo che questa è una soluzione abbastanza consolidata fino alla metà degli anni 90. Nel 96-97 i grossi player incominciano a dire: sì, però a ben pensare il software gradiremmo che fosse tutelato non soltanto col diritto d'autore ma anche con il brevetto. E i grossi player che spingono in questa direzione sono Microsoft e gli altri operatori, Oracle, SAP no, perché credo che sia software libero. L'idea era quella un po' particolare del diritto a proprietà intellettuale, che
noi pensiamo che una certa entità abbia una certa tutela, una certa entità, un certo simbolo è tutelato come marchio, ma se è tutelato come marchio non è tutelato come brevetto, è tutelato al diritto d'autore ma non è tutelato con un brevetto. Quindi si pensa che a ogni entità corrisponda la sua tutela. Qui l'idea era di dare una doppia protezione al programma, dare a tutti i programmi la tutela del diritto d'autore, ma a quelli che avessero delle particolari caratteristiche di novità e di inventività, anche la seconda tutela era la tutela del brevetto, è la tutela del brevetto. E qui incominciano ad essere presentate delle domande agli uffici dei brevetti nazionali, che vengono accolte prima dall'ufficio statunitense, il Patent Office, e poi dall'ufficio europeo dei brevetti, i quali dal 97 in poi incominciano a concedere la tutela brevettuale non di tutti i software, ma di quelli che presentano delle caratteristiche di novità e di inventività. Perché dico che questo è collegato alla rete? Ma perché i grandi player si stanno precostituendo in questo modo la possibilità di avere una doppia tutela particolarmente forte nei conflitti che stanno venendo fuori adesso. Oggi siamo in un momento di tutti contro tutti, e abbiamo Apple che agisce contro Samsung, abbiamo Motorola che agisce contro Apple, abbiamo una serie di grandi battaglie brevettuali che sono battaglie relative alla violazione di standard brevettati. Ma se si fosse mantenuto la tutela soltanto attraverso il diritto d'autore, le imprese non avrebbero avuto questi portfolio di brevetti da buttare per usare la leva giudiziaria come strategia per posizionarsi sui mercati. In più, l'altro elemento, e poi su questo finisco, che cambia la tutela del programma è che se noi abbiamo la tutela del diritto d'autore, la protezione scatta soltanto in caso di copiatura. Si è contraffattori, plagiari, soltanto se si conosce l'opera che viene riprodotta. Se io riproduco, se io faccio un romanzo che è plagio di un altro romanzo, il presupposto è che io conosca il romanzo, che lo imiti consapevolmente. Il diritto di brevetto viene violato anche da chi non sa che esiste quel brevetto, perché è proprio un certo perimetro tecnologico che è tutelato da quella domanda di brevetto. Questo fa un'enorme differenza: si può essere innocenti contraffattori di un brevetto, ma non si è mai contraffattori di un diritto d'autore se non si è consapevoli e anzi intenzionati a copiare. E la comunità del software libero come si trova sotto questo profilo? La comunità di software libero può convivere benissimo con dei programmi che sono tutelati soltanto col copyright, perché basta che non riprenda intenzionalmente, sapendolo, dei pezzi di programmi altrui, che sta facendo nulla di male, sta operando legittimamente. Ma nel momento in cui il software è brevettato, ciascun programmatore libero deve andare a verificare che quello che sta scrivendo non sia una soluzione a cui era già arrivato un altro soggetto che ha brevettato. Quindi la possibilità di brevettare, che è diventata la norma, cambia anche il bilancio di potere tra il software proprietario e il software libero. Concludo su questo punto dicendo: noi siamo partiti dagli apocalittici e gli integrati che hanno detto c'è la rete, e beh, non dobbiamo mica cambiare le regole, e vediamo che questa è una posizione di grande buonsenso che aveva anche espresso il vostro collega. Però in realtà, se noi guardiamo il settore mio, la proprietà intellettuale, c'è un sacco di cambiamenti: diritto d'autore,
marchi e un pochino più alla lontana anche nel campo dei brevetti. Io aggiungo soltanto che per una mera coincidenza ieri Twitter, l'azienda che usiamo anche per fare i nostri, parte della nostra metodologia del corso, ha annunciato un annuncio in cui ha pubblicato la sua politica relativa ai brevetti e ha detto, contrariamente a quello che fanno normalmente le aziende di alta tecnologia, lasciamo ai nostri programmatori eventuali brevetti la titolarità e in ogni caso l'azienda si impegna ad usarli esclusivamente come uno scudo, quindi in maniera difensiva, e non invece per attaccare altre aziende e altri competitor. Allora, questo annuncio in queste ore che sta girando molto su Twitter e su altri canali, e l'ha segnalato anche Simone Basso sul nostro canale, questo annuncio viene visto da molti come forse un cambiamento epocale, nel senso che dà una molta maggiore tranquillità, per esempio, a una piccola startup che può iniziare a operare senza timore di venire attaccato da un colosso come Facebook, Yahoo o Twitter. Perché appunto ha annunciato Twitter che i brevetti verranno usati soltanto per difendersi e non per attaccare. Se questa cosa si radica, cambierà abbastanza lo scenario. Questa è la posizione. Faccio il commento e poi interrompiamo. Questa è esattamente la posizione che è raccomandata da Palfrey, quel libretto che mi ha regalato. Sulla strategia. Benissimo, allora 20 minuti di intervallo, ci vediamo esattamente alle 3:15, meno 12.